Ciao a tutti amici di extremeorder.com, sono io e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi parleremo del Gigabyte Air M93 Ice, si tratta di un mouse wireless di casa Gigabyte. Vediamo la confezione, nella parte frontale abbiamo raffigurato il mouse contenuto all'interno, abbiamo un'apertura libro, diciamo, che ci permette di visionare direttamente il prodotto e poi nella parte posteriore alcune informazioni di natura tecnica. Abbiamo un mouse laser in grado di funzionare su praticamente tutte le superfici, tra cui vetro, pietra liscia, legno ovviamente, poi tessuto e pelle. Abbiamo uno scroll a quattro vie, due pulsanti laterali configurabili, possibilità di regolazione on fly della risoluzione del sensore, Gigabyte Free Scrolling Technology per facilitare la navigazione delle pagine web, la possibilità di ricaricare le pile, ricaricabili ovviamente perché usa delle batterie stilo di tipo AA tramite cavo USB, e poi una qualità elevata della superficie, soprattutto per quanto riguarda il design e il grip. Come abbiamo detto, non sono riportate le formazioni di tipo più tecnico, dovrebbe trattarsi di un mouse a 2000 dpi. Vediamo il contenuto della confezione. Andiamo ad aprire la confezione. Nella parte superiore è incollata. Ecco qua, abbiamo quasi aperto la scatola dopo averla distrutta. E estraiamo il contenuto. Ok, vediamo se riusciamo a far stare tutto quanto senza fare un casino. Allora, dentro la scatola cosa troviamo? Troviamo nella parte posteriore c'è un cofanetto che racchiude il cavo USB, micro USB, eccolo qui, per la connessione al computer, poi mouse, ricevitore e ovviamente la batteria ricaricabile. Batteria ricaricabile, non è che c'è molto da dire su di essa. Mouse è un ricevitore, un micro ricevitore fondamentalmente USB da connettere al computer. Analizziamo il mouse. Il mouse è in plastica gommata interamente, abbiamo un design, diciamo, gradevole secondo me. I colori sono il nero e il blu. Nella parte posteriore, laterale, abbiamo un grip leggermente diverso rispetto a quello superiore, non so se si può apprezzare attraverso il video, questa parte qua è finemente bucciata, mentre qui è una plastica soft touch liscia. Sotto abbiamo ovviamente il vano per inserire la batteria, una sola, quindi il mouse dovrebbe risultare tutto sommato leggero, il sensore, eccolo qui se lo potete osservare, e il pulsante per accendere o spegnere il mouse, anche i colori che ci identificano a colpo d'occhio lo stato di alimentazione. Nella parte frontale abbiamo il connettore micro USB per collegare il computer, il mouse al computer tramite cavo e così metterlo in carica. Lo scroll non è particolarmente rumoroso, gli scatti sono molto morbidi, poco netti e molto ravvicinati. Le dimensioni sono piccole, tutto sommato, è un mouse ergonomico, ma come potete vedere sta tranquillamente in tutta la mano, facilmente, permette sicuramente prese di tipo diverso, come potete osservare, anche prese più extensor, come una claw grip o una flat finger, e abbiamo lateralmente due tasti facilmente raggiungibili in qualunque posizione da azionare con il pollice. È un mouse leggero oltretutto, quindi anche con la batteria non dovrebbe essere particolarmente pesante per un uso continuato del mouse, che è uno dei deficit più grandi dei mouse wireless. Per quanto riguarda i driver, le configurazioni, le specifiche tecniche complete di questo prodotto, che non sto riportando sulla confezione, vi rimanderemo la recensione che presto sarà pubblicata sul nostro portale www.extremeorder.com. Quindi, se siete interessati a un mouse wireless, che dovrebbe costare, ve lo dico già subito, intorno ai 50 euro, credo, 60, perché il prezzo in dollari dovrebbe essere circa 70 dollari, venite a leggere la recensione sul nostro portale. Un saluto a tutto lo staff di extremeorder.com.